Carissime amiche e carissimi amici, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute. Siete collegati in diretta con Varenna, ma qua siamo in provincia di Lecco. Siamo in provincia di Lecco. Cominciamo questa tappa del Pecoglioni Italia Tour da Varenna, che è un altro posto, una cittadina che si trova ai bordi del grande lago di Como. Stamattina ci trovavamo a Bellagio, abbiamo preso il traghetto e siamo venuti qui a Varenna per fare quest'altra tappa. Quindi mi raccomando, godetevi questi 50 secondi di sigla e poi cominciamo, vediamo se riusciamo a parlare con qualche essere umano locale di questo posto, Varenna. Vi aspetto, 50 secondi di sigla e cominciamo. Eccoci qui, carissimi amici e carissime amiche, benvenuti, bentornati in diretta per questa ennesima tappa del Pecoglioni Italia Tour. Ci troviamo in questo posto veramente incantevole, vi faccio vedere questi stupendi alberi, anche se sono un po' spogli. Ma che alberi sono, Davide? Non lo sai, eh? Ma sono belli però, sembrano quasi di baobab, ma ovviamente non sono di baobab. Però sono dei begli alberi imponenti in questa piazza di Varenna. Allora, vediamo se adesso riusciamo a chiacchierare con qualche essere umano locale. Buongiorno, non è locale, eh? Però parla italiano. italiano. Non parlo bene italiano neanche. Ma lo parla benissimo, lo parla meglio di me. Sono Di qua dov'è? la prima Di volta. dov'è, signora? Di dov'è? Sono scesa dall'Engadina. E dov'è? L'Engadina. Dalla Svizzera, dalla Svizzera. Dall'Engadina, sono stata. Ho capito, ma la Svizzera è il cantone italiano o quello Non francese? grigione. 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 Ok, vicino, sì. quindi lì la lingua ufficiale è il francese. Romancio. Ah, romancio. Ma io sapevo che in Svizzera si parla italiano, francese e tedesco, no? E romancio, È romancio. la quarta lingua. Ah, io ignoravo questa cosa. Veda, È bellissima, è più vicino anche vicino all'italiano, al latino. Al latino. Ah, che bello. Come? Prossima fermata. Giusta, Prossima fermata. giusta, E perfetto. L'hai quanti presa sono? ogni tanto il Io treno? abito a Tirano. Siamo vicini di Sì, casa. sì, sì. E quanti sono gli svizzeri che parlano il romancio? Pochi. Pochi, vero? Sì, Una piccola pochissimi. in percentuale rispetto al totale Meno delle. di un per cento. Meno di un per cento Sì, della sì, sì. Svizzera. Ecco, quindi lei mi perdona per il fatto che io fino a un Sì, minuto fa non ma niente. sapevo che esisteva Sì. il romancio. Che bello. Lei è anche molto simpatica, fra l'altro, ecco. Grazie. Ma Scusate, qui. discorso romancio, Elvis, scusa, discorso romancio. Sta parlando romancio Sì, adesso? sì, Ah, sì. si capisce più o Sì, meno. è questo. Si Bello, bello. capiscono. Ma lei ha studiato anche il latino? Sì, alla scuola, 9 anni. 9 anni, Sì, quindi latino. lo E il parla. greco anche. Anche il greco Sì, addirittura. così l'italiano, il romancio, tutto questo viene più semplice. Che bello. Ma adesso lei è qui in vacanza a Sì, Varenna? questo è mio papà e Sì, facciamo un giro al lago, un giro del vogliamo lago. guardare le belle cose. Ho capito. Va bene, io Le non. non mi metto sulla Eh televisione. sì, sì, siamo in diretta, quindi l'hanno già vista, l'hanno già vista. Guarda, io le do un adesivo così può vedere, può venire anche a riguardarci, eh. Ecco, è una piccola televisione italiana. Che bello. Guardi, si chiama Salvo Sì, 5.0. grazie Io sto tanto. facendo un tour in tutta Italia Che bello. con questa bicicletta. Ma che bellissimo. E però è una bicicletta truccata perché ha un piccolo motore elettrico che mi Mi ti assiste nella aiuta un pedalata. pochettino. Ecco. E questo Questo signore? signore è un È mio amico. l'assistente? No, 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 è un mio amico che abita da queste Sì, parti e quindi mi. assistente, va bene. Io preferisco dire un amico più che un assistente, perché Va assistente bene, sa va di bene. qualcosa. Lui lo fa, ecco, perché Professione. lui lo fa qui, lo fa in modo volontario. Sì. Ecco, perché mi vuole bene e mi sta dedicando un po' della sua vita. La ringrazio. Io mi chiamo Salvo, posso sapere il Grande suo nome, signora? Dora. Dora. Piacere. Grazie, è stato veramente un piacere e spero che lei Grazie. venga a visitare la mia TV. Faccio. Grazie. Grazie, buona vacanza, Bella arrivederci, salve, giornata. salve, salve. Salve. Oh. Bene, adesso vediamo se queste signore.
Scusate signore, mi regalate un minuto? Eh? Vi va di fare due chiacchiere così? Tanto siete qui a guardare i bambini che giocano, non è che non mi potete dire che avete degli impegni, che tu dicono no scusa vado di corsa, no, questa scusa non ve la potete cercare. Non possiamo inventare. Perché, io vi ho spiato, mentre preparavo prima di fare la diretta ho visto che eravate qui a guardare i bambini che giocano. Quindi intanto è meraviglioso vedere tre signore tranquille, sedute in panchina, che si godono i bambini, ecco. Ma voi vivete sempre così serenamente o oggi è una giornata particolare? Dalle 4 alle 7 siamo sempre abbastanza tranquilli. Che bello. Invece prima dalle 4? Dalle 4 siamo più da fare. Si lavora, abbiamo da fare. Sì, anche voi, quindi anche voi fate parte di quella grande schiavitù che siamo noi italiani. Anche voi lavorate? Certo. Cioè, io veramente faccio la casalinga, diciamola tutto. Vabbè, però è sempre un lavoro. Assolutamente sì. No, ma guardi. Non hai la colf. È un lavoro bellissimo. Non c'è nessuno che le dice quello che deve fare, giusto? Quello è vero. E questo già è un gran vantaggio, esatto. Sicuramente. Non hai mai orari. Anche questo è vero. Il rovescio della medaglia è quello. Esatto. Come si vive da queste parti? Voi siete proprio qui di Varenna? Sì, noi sì. Come si vive a Varenna? Ma si vive bene, direi. Bene, vero? Sì. Qui si sta bene, sempre. Diciamo sta che sempre bene. Siamo fortunati. Siamo in un bel posto. Siamo in un paradiso in confronto a Milano, le grandi città. Sicuro. Ma quanti abitanti ci sono a Varenna di preciso? Qua d'inverno siamo pochi, siamo sugli 800. 800 d'inverno? 850, no, amico, okay. Più o meno. Quindi ovviamente vi conoscete tutti. Poi d'estate diventiamo tre volte tanto, quattro volte tanto. Certo. Ma quindi ci sono molte case che rimangono chiuse per 9 mesi all'anno? Turisti, sì, tanto turisti. Sì. Ho capito. E il lavoro qui, lavorate localmente o magari andate a Como, a Lecco? Faccio dire loro perché loro lavorano. Per chi lavora fuori casa? Sì, qui lavorano tanti sul turismo. Sul turismo. Negli alberghi, nei bar. Ho capito. Qui in Varenna. Sì. Ci sono altri che lavorano nelle Certo, magari vanno anche fuori, sì, magari qualcuno insegna. Prevalentemente qua in Varenna. Nel campo del turismo. Se uno cerca lavoro va negli alberghi, nei bar, perché è turistico. Quindi possiamo dire che questo è ancora uno degli ultimi gioielli rimasti in Italia dove si vive ancora di turismo? Perché ormai più o meno ce li stiamo giocando tutti quanti. Questo è ancora uno degli ultimi gioielli. Esatto. Questa è una cosa positiva. Quindi voi da questo posto privilegiato, se mi consentite, come vedete l'Italia, il resto dell'Italia, quei poveracci che stanno nel resto del mondo, come li vedete? Come li vediamo? Cioè, un po' li compiangete, come per dire, poverini, sono... Insomma, stanno lì, non stanno mica tanto bene. Sicuramente, certo, ci saranno altri posti belli come questo, ma nelle grandi città sicuramente no. Siamo meglio noi di sicuro. Ma voi siete nate qui o vi siete trasferite? Sì, io no. Siamo nate, a parte lei che è una straniera. Colico però, quanto è lontano Colico da qui? 20 chilometri, quindi comunque in zona. Sì. No, che lei sta anche sul lì lago. È bellissimo. Anche lì. Sì, e io ci andrò, ci passerò forse domani da Colico. È grande, sì. Perché come stavo dicendo alla signora con cui parlavo prima, io sto facendo un tour in giro per l'Italia con quella bicicletta. Domani andrò. Dov'è che andrò domani? Domani Colico Morbegno, Colico Morbegno. Però devi andare giù nella Varenna Vecchia adesso a vedere se sta lì, perché è bellissimo. Cioè, proprio la Varenna. Qui è la piazza, il centro. Sì, ma sa cos'è? È bellissimo. Allora, giù sotto è dove ci sono 99% di turisti. Bravo! E allora, siccome a me piace fare delle domande sulla nostra cultura italiana, su come stanno le cose, per carità, io me la cavo con l'inglese, infatti stamattina a Bellagio ho intervistato alcuni francesi, eccetera. Però sono più interessato a sentire gli umori degli italiani. Anche italiani vivono sì, i varennesi sono? Anche giù. Anche giù. Quelli che lavorano nei diciamo che però nei negozi così sono italiani. Certo, cioè, ma quelli che lavorano al negozio non danno retta a me, non sono tranquille come voi sedute qui ad aspettare i bambini che giocano. Magari qualcuno lo trova. Infatti io ho chiesto al mio amico Davide che passeggia che dà retta magari. Ma sa, gli anziani ormai cerco di non intervistarli, non perché io sia, come si può dire, razzista nei confronti dell'età, ma perché l'anziano, se ha la salute, per lui va tutto bene, perché tanto c'ha la pensione, chi l'ammazza? Quindi sta tranquillo. Invece a me piace sentire gli umori. Dipende un po' magari. Pensione ha, certo. Certo, dipende anche dalla pensione, anche questo è vero, anche questo è vero. Brava, se la bella pensione, se invece non è tanto. Ma voi qui la guardate la televisione ogni tanto? Sì, certo che la guardiamo. E che impressione vi
li avete di, del la resto dell'Italia? Ma corrente elettrica l'abbiamo. No, no, ma no, non era questo, non era questo. No, sai perché? Perché siamo in una perla, siamo fortunati. No, signora, perché ha ragione. Mi sono, tutti, adesso le spiego cosa volevo dire. Le città, bene, cosa tutte quelle cose. Adesso le illustro meglio la domanda. Allora, siccome avete il privilegio di vivere in un angolo di paradiso, io se fossi al vostro posto, quella scatola infernale ci farei un acquario. Proprio. Però d'inverno ecco. Non pensi che sia così, Varenna, È morta. Perché d'inverno non gira un gatto. Diciamo che d'inverno meno male. D'inverno c'è la siamo qua io e lei ecco, con i nostri due bambini. Qua in piazza. D'inverno è proprio deserta qua. Okay. Deserta, cambia quindi, da così a così. Okay. E quindi vi fate lavare anche voi il cervello dalla televisione? No, io perché... per me la televisione la guardo veramente poco. Visto qualcosa così. Mentre stiro, mentre lavo, sento perché... un po' di musica sottofondo. Ma comunque da quel po' di televisione che guardate, che idea vi siete fatte? Per esempio si parla di crisi, no? Tutti dicono la crisi, noi italiani abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, oppure non siamo competitivi. Ecco, che cosa vi viene in mente sentendo queste frasi? Cioè è vero, siamo veramente così spreconi, così... siete convinte che siamo veramente così malvagi come italiani, no? Che ci meritiamo questa crisi, il fatto che ci sono persone che non arrivano alla fine del mese. Ma io credo che qua in Italia non siamo mai così male, secondo me. Ecco, anche come io. Vabbè, e lei guarda da un punto di vista privilegiato. È quello che è. Cioè, ci sono dei posti purtroppo anche in Italia dove non arrivano alla fine del mese. È bravo, quello sicuramente. Dove hanno dei grandi problemi. Comunque, voglio dire, al di là del fatto che voi qui la sentiate direttamente o meno, però in televisione si sente parlare si sente, tutti i giorni certo, della crisi, certo, no? Certo. Oppure, che ne so, altri eventi particolari. A livello lavorativo qualcuno l'ha sentito anche qua. Anche qua, la crisi, certo, non è che non ma, si sente. Ma questa crisi, secondo lei, da che cosa è determinata? Fate una domanda. Bella domanda, vero? No, perché siccome ormai andiamo per stereotipi, no? In TV si sente parlare di crisi, io sento parlare di crisi, competitività, terrorismo islamico, immigrazione, questi sono i temi, no? Però di crisi nessuno entra nello specifico a cercare di spiegarci perché. Cioè, nei tempi antichi, no? 500 anni fa, 600 anni fa, c'era la crisi perché mancava, che ne so, il cotone, mancava i generi di prima necessità per mangiare. Allora c'era la crisi, morivano magari a milioni perché non avevano da mangiare. Allora è una crisi che capisco, manca il cibo, si muore di fame. Ma oggi tutti dicono che c'è la crisi perché non abbiamo, cos'è che non abbiamo oggi? Ma non noi qui, noi siamo ricchi, sì, ma in generale non abbiamo soldi, no? Non abbiamo soldi. Ma questa cosa voi la digerite così facilmente, il fatto che, per esempio, che ne so, non facciamo il tetto della palestra crollato perché non abbiamo i soldi, oppure non tappiamo le buche delle strade perché non abbiamo soldi. Ma i soldi cosa sono? Non sono un metro. Perché esistono i soldi? I soldi sono stati inventati da qualche... persona intelligente un po' di secoli fa per evitare il baratto, no? Una volta si barattavano le cose. Dicendo, c'era il baratto, no? Ecco, oggi i soldi dovrebbero essere usati per scambiarci beni e servizi, così sono nati qualche migliaio di anni fa. Oggi però, allora, visto che serve per cambiare, lo sapete che tanti secoli fa si usava addirittura pezzettini di legno, il sale, cioè i soldi potrebbe essere qualunque cosa. Per esempio, mettiamo che facciamo una comunità, noi quattro, no? Voi tre e io ho privilegiato l'unico maschietto con tre donne. Bene, facciamo una comunità di quattro, per scambiarci beni e servizi potremmo usare, che ne so, dei pezzi di legno, per esempio, no? Basta che ci fidiamo l'uno dell'altro. L'orto dava la verdura, esatto. L'altro ti dava il formaggio. Perfetto. Vabbè, questo è proprio il baratto, no? Ma introduciamo la moneta, no? Un pezzo di legno, per esempio. Ci fidiamo l'uno dell'altro, che non ci mettiamo di notte a fare pezzi di legno falsi, sono quelli, ok? E ci scambiamo. Allora, per esempio, la signora è brava a stirare e io le porto le camicie. Io sono bravo a riparare la macchina, quando lei guasta la macchina, le riparo la macchina e ci scambiamo queste monete di legno, ok? Bene. Quindi siete d'accordo che la moneta è un mezzo di scambio? Cioè è un metro? Ok. Allora, se io vengo da lei a chiederle di stirarmi una camicia, no? E le dico, guardi, però non la posso pagare perché non ho abbastanza monete di legno. Lei si mette a ridere e dice, ma che discorsi stai facendo? Cioè, fabbrichiamo un altro pezzo di legno, me lo dai, così so che quando mi si sfascia la macchina me la ripari. No? Penso sia così facile. Non è così facile. Perché? Cosa complica le cose? Non so dirle, però non penso, perché se no ci sarebbero soldi a iosa e non ci sarebbe la crisi. E ci sarebbe l'inflazione, magari, che è un'altra parola magica che sentiamo sempre. Ma scusi, no, però ha detto una cosa bellissima. Se fosse così facile non ci sarebbe la crisi. Appunto. Ma allora la crisi è determinata dal fatto che mancano i soldi?
Ma visto che i soldi vengono certo stampati, no? I soldi, c'è un signore che oggi si chiama... lui lo sa. Ciao. C'è un signore che si chiama Mario Draghi che stampa pezzettini di carta colorata e li presta agli stati. La crisi è determinata dal fatto che questi pezzettini di carta colorati ce li danno col contagocce. Ma perché ce li danno col contagocce, visto che è carta colorata? Si potrebbero stampare come la carta igienica. Cioè, è facile, non so, no? Non so dirle. Diciamo che è un discorso un po' complesso. Perché complesso. Non è che è semplice così rispondere a queste domande. Ma le mie sono più che domande, sono provocazioni. Io vorrei suscitare un po' di curiosità, sì, perché sì. Purtroppo in televisione, no, ci insegnano la crisi perché mancano i soldi, chiaro, noi siamo spreconi, eccetera. Ma alla fine, quello, purtroppo, non ci alla va, fine certo. Abbiamo detto prima che i soldi potrebbero essere sostituiti anche da un pezzettino di legno o da sale, da lenticchie, da fagioli, da qualunque cosa. E allora perché dovrebbe essere così difficile? Perché si determina una crisi per mancanza di soldi e non per mancanza di materie prime? Che ne so, manca il ferro, manca l'acciaio, manca l'alluminio, manca il cotone. No, mancano i soldi. Ma per me è una cosa assurda che la gente addirittura rischi di morire di fame perché non ci sono, che cosa? Dei pezzi di carta colorata. Ma siamo un po' pazzi? Discorso un po' filato, però. Allora, perché? Perché questo sistema monetario che vige da circa 400 anni e da circa 1600-1650, adesso non ricordo l'anno esatto, sono arrivati dei banchieri, io ho anche delle fotografie lì dentro quel carrellino, se volete ve li faccio vedere, gli antenati di quelli naturalmente, comunque sempre della famiglia Rothschild, avete mai sentito questo nome, Rothschild? No. Rockefeller? Sì. Ecco, Rockefeller è un amico di Rothschild, insieme a loro i Meyer, i Windsor sono quelli della famiglia reale, no? Sono poche famiglie. Ecco, questo qui è il signor Rockefeller, David Rockefeller. Ecco, poi là dietro c'è anche il signor Jacob Rothschild. E questi qui sono poche famiglie, sono 4-5 famiglie che detengono il potere monetario del mondo, non di una nazione. Ok? Ecco, questo qui, questo è Soros. Dov'è Rothschild? Rothschild, eccolo qui. Eccolo qui Jacob. Questo qui è Jacob Rothschild. Questo qui è uno dei nostri padroni. Voi non lo conoscete? No, quello dietro, questo lo conosciamo. Quello dietro è Monti. Ma veda, Monti è un servo di alto rango. Un servo, bravo. Però è un servo. Sì, sì. Non è a livello basso come Renzi proprio poverino, veramente a livello infimo. Monti è un pochino più in alto, ma comunque è sempre un servo dei Rothschild, dei Rockefeller, eccetera. Anche Padoan, tutti questi qui che il mio amico sta mettendo lì per terra, meriterebbero di stare sempre lì per terra, in mezzo alla polvere. Ecco, questi qui sono solamente dei servi che hanno svenduto la nostra sovranità a dei banchieri. Sapete, nel 1700 un antenato di questo signore, questo qua si chiama Jacob Rothschild, un antenato, adesso non mi ricordo come si chiamava, però proprio un nonno, un bisnonno di questo, disse: datemi il potere di creare il denaro e non mi interessa chi fa le leggi. 1701 questo signore ha dichiarato questa cosa qua. Sapete perché vi cito questa frase? Perché oggi tutti si arrabbiano, no? Con la Fornero che ha creato gli esodati, con Renzi... con Prodi che ci ha portato nell'euro rovinandoci, vabbè, Draghi, questo qui è il criminale di questo momento che mette la firma sulle banconote, ma tanto prima di lui c'era un altro e dopo di lui ci sarà un altro, ma sono sempre servetti. Però il sistema è quello sbagliato, che prescinde dai servi di questo momento, fra 20 anni ce ne saranno altri, magari anche prima. Quindi tutta questa pappardella che vi sto dicendo, adesso vi lascio in pace perché vedo che la vostra pazienza è arrivata quasi al limite, era per dirvi, per cercare di sollecitarvi un po' di curiosità sul sistema monetario, perché voi oggi avete la fortuna di vivere in un posto tranquillo, avete dei bei lavori, voi o i vostri mariti, comunque insomma non avete problemi economici e io sono contento per voi e vi auguro di continuare a stare così per sempre naturalmente. Però se magari conoscete qualcuno che sta un pochino peggio, sappiate che il problema, ecco, lo conoscete già, ecco, tutto questo deriva da questo discorso che abbiamo fatto. Cioè i politici che tutti se la prendono con Renzi, poverino, Renzi è un servo, poverino, l'hanno messo lì, è un fantoccio, è un pupazzo, un puppet, ecco, l'hanno messo lì per eseguire gli ordini dei banchieri, ed è dal 1600 che ci fregano questi signori qua. Occhio Viola. Quindi basterebbe che noi oggi, per esempio io con la mia TV ho lanciato un'iniziativa che si chiama La Nostra Moneta, è una moneta complementare. Uno si iscrive in questo, come un club, no? Tipo il Rotary Club, ecco, questo è il club della nostra moneta. Uno si iscrive praticamente gratuitamente, si paga una quota di iscrizione di 5 euro all'anno.
giusto la gestione, insomma, zero praticamente. Appena si iscrive riceve 100 buoni gratuitamente che può spendere per scambiarsi i beni e servizi fra gli altri appartenenti alla comunità. Quindi per esempio io, che ne so, ho un forno a microonde che non uso più, lo metto in vendita a 30 buoni e lei se lo compra con 30 dei 100 che ha ricevuto in regalo quando si è iscritta. Poi vuole comprare una bicicletta che la vende la signora, le servono 500 buoni, scrive a chi gestisce questa piattaforma e loro le danno i 500 buoni, glieli danno come credito, perché sono sicuri che nel momento in cui lei avrà qualcosa da vendere, la metterà a disposizione e accetterà questi buoni. Noi in questa comunità oggi siamo 120 persone, troppo poche, non abbiamo la massa critica per poter andare avanti da soli, ma idealmente se diventassimo 1000, 5000, 10000, 100000, potremmo anche vivere autonomamente e staccarci da questo sistema bacato dell'euro. Perché in 100000 persone c'è il meccanico, c'è il medico, c'è l'insegnante, c'è tutto. Potremmo riuscire con una comunità così grande a scambiarci qualunque cosa senza aver bisogno di usare la moneta criminale di questi personaggi qua. Ecco, questa era la provocazione, la cosa che volevo dirvi. Vi ringrazio molto perché siete state molto gentili, perché potevate mandarmi a quel paese molto prima e dirmi guardi, ci faccia guardare i bambini, vada altrove. Quindi io veramente vi sono molto grato. Adesso mi avvicino solo per darvi un paio di adesivi, così voi potrete andare a visitare la mia web TV. Ecco. La prego di distribuirli anche alle altre signore. Grazie. Se voi andate nella videoteca, all'interno di quel portale, troverete tutta una serie di video, sono in ordine cronologico inverso, quindi se ci andate fra 10 minuti, il primo che trovate è proprio questo, che si chiama Pecoglioni Italia Tour Varenna. Pecoglioni Italia Tour, come vedete scritto anche nel carrellino, è una parola che ho inventato io, che sta per pecoroni coglioni, che secondo me descrive un pochino noi popolo italiano, ecco. Ma siete d'accordo? Siamo un po' pecoroni, ora lasciamo vedere coglioni che è volgare, ma un po' pecoroni lo siamo? Un pochino, no? Che magari non voi tre, ma in generale il popolo italiano che segue come delle pecore belanti, sì, beh, un po' tutto quello che propone il sistema, la televisione, eccetera. Ecco, ecco. Quindi ho inventato questa parola e faccio questo tour in tutta Italia, Pecoglioni Italia Tour. Okay. Se andate in videoteca trovate Pecoglioni Italia Tour Varenna. Ah, e sì, potete rivedere la registrazione, così vedete se siete venute. Io vi dico, siete venute benissimo. grazie del tempo che mi avete dedicato. Niente, sì. Arrivederci, buona serata. Buona serata. Buon tour. Salvo. Grazie. Ci aspettano a Bellano. E allora noi ce ne andiamo. Qua ci stanno volando via i criminali. Magari bastasse così però. Bastasse così poco, un colpo di vento. Un colpo di vento per farli sparire. Va bene, allora ragazzi, questa tappa è durata poco perché qui c'erano solo questi tre stupendi esseri umani, più la signora di prima, la signora che si chiamava... la signora dalla Svizzera che parlava il romancio, ecco. Quindi io vi saluto, cari amici, mando in onda la sigla, godetevi questa sigla che è proprio la sigla ufficiale del tour. Noi ci vediamo, quindi dov'è che stiamo andando adesso? Bellano. Quindi ci vediamo fra quanto tempo? Mezz'oretta. Ma quanti chilometri sono? 4-5. Ah, ok, va bene, sono le 6:30, 6:45, nuova tappa da Bellano. Per il momento è tutto, un abbraccio. TV e accendi il cervello!